Dopo le emozioni delle prime due giornate, questa è la terza tappa e ultima della tre giorni ciclistica di Ponsacco, una gara a tappe organizzata dalla Mobiliari Ponsacco nel ricordo di Silvano Marchetti. C'è minaccia di pioggia prima della partenza, al momento del ritrovo presso l'Enoteca Le Melorie, per questa frazione finale che sarà di 64 km e 400 metri, con due traguardi volanti nei primissimi chilometri, al termine del primo e del secondo giro di 4 km. Poi più avanti avremo la salita di Terricciola dal versante di Croce del Magno, quando mancheranno una quindicina di chilometri alla conclusione. Tutto è ancora aperto per il successo finale nelle tre speciali classifiche di questa tre giorni di Ponsacco. Infatti il leader maglia rossa della classifica punti è Emanuele Ferruzzi della Foscoperti di Calenzano, in testa nella classifica dei traguardi volanti è Davide Gileno della Biassono, mentre tra i giovani è ancora Pietro Menici del team Val di Nievole al primo posto. Ma ripetiamo, tutto è ancora in ballo. Ed eccole le immagini che non avremmo mai voluto, soprattutto gli atleti e gli organizzatori. Una pioggia torrenziale al momento in cui gli atleti sono pronti, e abbiamo visto anche il vice sindaco di Ponsacco, Massimiliano Bagnoli, dare il via alla manifestazione assieme a Federico Micheli, che rappresenta il Comitato Regionale Toscana di Ciclismo. Quindi sotto una pioggia battente inizia la terza e ultima tappa di questa manifestazione, che sicuramente ha avuto un grande successo. La prima in Italia per la categoria allievi. Complimenti una volta di più a tutti coloro che hanno lavorato e che lo stanno facendo anche in questo momento, in condizioni ancora più difficili per la pioggia di cui abbiamo detto. Si parte subito a spron battuto, c'è aria di bagarre e siamo nel primo dei due giri iniziali di 4 km e 100 metri, e ci sarà appunto al passaggio dal Viale Italia il traguardo volante dopo 4 km e 100 metri. Una manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale di Ponsacco, ma un ringraziamento particolare va a tutti i volontari, a tutti i rappresentanti delle associazioni, a tutti gli addetti ai lavori che hanno operato e ci hanno consentito anche di lavorare nella maniera migliore durante queste tre giornate di una manifestazione che merita in futuro sicuramente di essere ripetuta. Sarà l'impegno di Franco Fagnani, il presidente della Ciclistica Mobiliari Ponsacco, di Enrico Cocchiola e dei loro collaboratori. Intanto vediamo con il numero 53 di gara D'Antoni della Vangi Sama Ricambi, e siamo già ai primi tentativi di giornata con il numero 28 Giuseppe Sciarra, lo splendido vincitore in volata della seconda tappa di questa tre giorni, con il numero 50 invece Corrao, che è della Foscoperti di Calenzano. Qui i corridori stanno tornando nuovamente verso la zona da dove è avvenuta la partenza, dopo il ritrovo che c'è stato presso l'Enoteca Le Melorie, e alla corsa ha assistito nel corso della seconda tappa. Era presente anche Roberto Moretti, tecnico regionale della categoria allievi, che è venuto a dare un'occhiata agli atleti che sicuramente saranno di interesse per le prossime gare e soprattutto per il campionato italiano. E intanto qualche allungo nella zona ormai prossima al passaggio dal traguardo. Vedete le staffette della Capannolese che hanno svolto in questi giorni davvero un lavoro notevolissimo, soprattutto in occasione della cronometro, così come la direzione di gara con Francesco Zingoni, Gabriele Tordiglione, il collegio di giuria presieduto da Giovanni Nencetti. Intanto c'è questo allungo da parte del numero 90 Davide Licari, ed è Davide Licari della Biassono che si aggiudica 5 punti nella classifica, ma attenzione,
eccola qua la maglia del campione toscano Girolamo Manuele Migheli, che si è classificato secondo e quindi ha guadagnato 3 punti ed è davvero lotta apertissima per il successo nella classifica finale dei traguardi volanti. Infatti con questo successo che ha ottenuto l'Icari guadagna 5 punti, ma i 3 punti sono davvero preziosissimi per Migheli e ora ci apprestiamo a seguire anche il secondo passaggio sempre dalla zona del traguardo e dove appunto ci sarà questa ultima volata per guadagnare punti e stabilire chi è il vincitore della speciale classifica e quindi della maglia gialla. Abbiamo visto anche il migliore dei giovani Pietro Menici, che stava facendo l'andatura e la sta facendo ancora sulla testa del gruppo. Poi anche Migheli, lo vedete all'uscita di questa rotonda, sta facendo l'andatura riconoscibile dalla maglia di campione toscano e quindi ci si prepara a questo nuovo sprint. Primo piano sull'atleta, già le voci di corridoio lo danno juniores nella polisportiva monsumanese per la stagione 2024, ma naturalmente tutto ancora da verificare e da soprattutto ufficializzare. Tanto il gruppo si prepara per lo sprint, ecco, è già iniziato in questo momento, almeno la velocità aumenta, ci si prepara a questa nuova volata per il secondo traguardo volante dopo 8 chilometri. Questa è la terza e ultima tappa di questa prima gara per allievi a tappe in Italia ed ecco lo sprint lanciato in questo momento. C'è l'Icari, c'è Sciarra ed è uno sprint bellissimo con, vedete, Migheli che riesce ad avere la meglio nei confronti di l'Icari e di Sciarra e dunque Girolamo Manuele Migheli del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli è il vincitore della classifica dei traguardi volanti. A lui andrà la maglia gialla e naturalmente in sede di premiazione lo vedremo sul podio e al termine di questa frazione che dopo questi 2 giri iniziali si porta sulle strade della Valdera, dove per fortuna la situazione dal punto di vista meteo è migliore, non piove dopo la pioggia torrenziale battente che ha accompagnato i primissimi chilometri di questa terza ed ultima frazione. Il gruppo viaggia compatto e ci si ha avvicinando ormai alla salita unica, quella di Terricciola dal versante di Croce del Magno. Siamo all'altezza di Peccioli, non avviene il passaggio dal centro di questa località, ma appunto la vediamo sulla sinistra, naturalmente in questo tratto che vede ora il numero 28 di gara protagonista. Si tratta di Sciarra, brillante il corridore campano del team Cesaro, autore di una magistrale volata nella seconda tappa di questa 3 giorni di Ponsacco Memorial Silvano Marchetti, allunga ma subito la replica ad iniziare da un atleta sempre molto attivo, Mattia Ballerini della Vangi Samari Cambi il Pirata, poi anche gli atleti della GB Junior Pool Cantuna delle formazioni più quotate 14 e 15, il numero di Bortolami e di Basso, il vincitore della cronometro inaugurale di questa 3 giorni che ha suscitato attesa, interesse, un weekend davvero nel segno dei giovani e di questa bella manifestazione allestita con grande impegno e che ha avuto sicuramente il successo che meritava ed è il più bel premio per gli organizzatori nel ricordo di Silvano Marchetti. Anche il fratello presente alla manifestazione, quindi i familiari vicino agli organizzatori, d'altra parte non poteva essere diversamente. Intanto il gruppo questo viaggia compatto, è tornata una certa calma dopo l'allungo di Sciarra e intanto naturalmente la situazione, abbiamo detto, dal punto di vista meteorologico è sicuramente migliorata, è accettabilissima. E intanto vediamo con il numero 52 Alessandro Morea
è uno dei giovani della Vangi Sama di Cambi, il pirata, ha guadagnato una ventina di secondi. Siamo praticamente poco prima del 40° chilometro, siamo nella zona tra la Rosa e la Sterza con il battistrada che ha un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti dei primi inseguitori. La moto informazione è quella di Massimo Capocchi. In questa gara anche il servizio sanitario con il dottor Caglieri, il dottor Ferrali, tutti quanti impegnati, hanno svolto davvero un pregevole lavoro in queste tre giornate, così come i cronometristi della sezione di Firenze e di Pisa. A proposito di cronometristi, ci hanno pregato di invitare chi ha voglia di diventare cronometrista a svolgere uno dei corsi e che appunto saranno indetti nelle prossime settimane. C'è penuria, c'è un calo di tesserati anche tra i cronometristi che interessano il ciclismo e non solo, ma tante altre specialità sportive, e quindi ripetiamo, chi ha più di 18 anni e non più di 65 ha la possibilità di diventare cronometrista. È una comunicazione che abbiamo fatto volentieri agli amici della Federazione Italiana Cronometristi. Intanto con il numero 67 avete visto Rocchi della FDB, il primo degli inseguitori del battistrada Morea. Con il numero 38 di gara invece è l'Isaac del gruppo sportivo Iperfinish. Quindi la situazione al comando: abbiamo Morea ad una ventina di secondi, viaggia Rocchi della FDB Sport, mentre il gruppo è a 33 secondi. Numero 17 di gara per Bandini della Monte Carlo Ciclismo. Gruppo, ripetiamo, ormai in località La Sterza, prima di raggiungere la zona di Croce del Magno e iniziare la salita verso Terricciola. Intanto si sono uniti i due atleti, quello che comandava da solo la gara e il primo inseguitore, ed ora abbiamo questi due corridori al comando, Morea e Rocchi. Numero di gara 52 per Alessandro Morea della Vangi Sama di Cambi il Pirata, numero 67 per Tito Rocchi della FDB Sport Club. Questi i due atleti al comando della gara che hanno un vantaggio di circa 1 minuto e 30 secondi, quindi è aumentato notevolmente il vantaggio nei confronti del gruppo. Buono l'accordo tra i due, dietro non c'è stata reazione decisa, almeno fino a questo momento, e quando ormai siamo al 45° chilometro, ad una ventina dalla conclusione, prima di affrontare il tratto più impegnativo di questa terza ed ultima tappa della Tre Giorni di Ponsacco Memorial Silvano Marchetti, è questa coppia che sta comandando la gara e seguita dalla macchina del cambio ruota, dalla macchina della giuria, con i due atleti che stanno per incontrare le uniche difficoltà di questa tappa, la salita appunto di Terricciola dal versante di Croce del Magno. Comunque i due continuano ad avere un vantaggio superiore al minuto e 40, infatti ecco la segnalazione, arriva in questo momento 1,50 il vantaggio per Morea e per Rocchi nei confronti del gruppo forte di una cinquantina di atleti. Da segnalare che la pioggia torrenziale che è accaduta all'inizio ha provocato alcune cadute, ci sono stati diversi ritiri, erano stati 88 gli atleti che avevano preso il via, ne sono rimasti praticamente a questo punto in gara una cinquantina, gli altri si sono ritirati. Tra l'altro, una delle caratteristiche di questa manifestazione è stata anche la possibilità per un atleta che si è ritirato in occasione di una delle tappe di poter prendere nuovamente il via il giorno successivo. Questa però è l'ultima tappa, quindi coloro che si sono
sono ritirati, naturalmente hanno in loro l'esperienza di avere disputato questa bella competizione riservata alla categoria allievi. Francesco Matteoli, lo riconoscete dal fisico, la maglia del team Val di Nievole, nelle prime posizioni del gruppo, e siamo in salita. Ecco infatti ancora la coppia al comando, ma attenzione perché il gruppo ha aumentato l'andatura, i due stanno perdendo terreno, 1,50 il vantaggio massimo che hanno avuto Morea e Rocchi, ma in questo tratto, che è quello più impegnativo verso Terricciola, il loro vantaggio è di poco superiore al minuto primo, quindi un vantaggio ancora buono, ma siamo piuttosto lontani dalla conclusione, perché dal culmine della salita di Terricciola mancheranno 16 km al traguardo del Viale Italia a Ponsacco, dove ci arriva la notizia non piove nemmeno in quella zona dopo il temporale che c'è stato, con tuoni e fulmini prima del via ufficiale a questa manifestazione, seguita dagli sportivi che naturalmente sono nella zona del traguardo soprattutto, ma già in questo momento vediamo diverse macchine parcheggiate ad attendere il passaggio della corsa. Ho visto anche Tarallo che ha dato qualche suggerimento all'atleta della Vangi Samari Cambi, il pirata, vale a dire a Morea, che è stato colui che ha promosso il tentativo di fuga attorno al chilometro 32 di gara. Su di lui si è riportato poi con un ottimo inseguimento anche Tito Rocchi della FDB Sport, formazione veneta, e la coppia continua nell'azione, è quella che ha fatto la storia della corsa praticamente nella parte centrale di questa tappa finale. Dopo le emozioni, dopo lo spettacolo offerto nelle prime due giornate, anche oggi aria di bagarre, soprattutto in questo finale, anche perché a parte Emanuele Girolamo Micheli, che si è aggiudicato ormai la classifica finale dei traguardi volanti, c'è incertezza per quanto riguarda i giovani, anche se il vantaggio di Pietro Menici è di tutta sicurezza nei confronti degli altri atleti del primo anno. Tra gli altri spicca anche un altro toscano, Gaggioli, in questa classifica, mentre incertissima la lotta per la vittoria finale nella classifica a punti, e c'è la possibilità, vincendo, di ottenere 60 punti, 54 al secondo, 49 al terzo, e quindi la possibilità di ribaltare ogni situazione, mentre continua Morea a fare l'andatura. È ancora tratto difficile di questa ascesa che porta a Terricciola, una salita che caratterizza anche la Pisa Volterra per la categoria allievi, una classica nazionale che si correrà anche quest'anno nella prima domenica di agosto. Stanno arrivando in questo momento gli inseguitori, attenzione, c'è Proietti numero 22 e Basso, due atleti molto quotati, infatti Mattia Gagliardoni Proietti numero 22 e con il numero 15 il vincitore della cronometro, Lorenzo Basso dell'FDB Junior Pulcantù, stanno recuperando a vista d'occhio nei confronti della coppia al comando, quindi davvero un'uscita perentoria da parte di due dei corridori più attesi in assoluto in questa manifestazione, e che cercano in questa ultima tappa di essere ancora una volta protagonisti. Ormai è minimo il vantaggio e vediamo Mattia Gagliardoni Proietti, tre vittorie per lui, tre vittorie anche per Basso, impegnati in questa loro azione. Sono partiti in tandem, quasi come fosse un accordo tacito tra i due atleti, che hanno soltanto 50 metri da recuperare. Morea e Rocchi sono là davanti, siamo a Terricciola, eccolo qua l'abitato in alto di questa località sulle colline pisane, e inizia in questo momento la discesa, quindi al culmine della salita. Morea e Rocchi sono praticamente ancora al comando, ma con pochissimi secondi di vantaggio, pochissimi metri a questo punto nei confronti di questa coppia formata da Basso e Proietti, che vanno praticamente a
a recuperare in questo momento la testa della corsa e quindi quattro gli atleti al comando, ma la velocità con la quale raggiungono i due battistrada è superiore da parte di Basso e di Proietti. Quando siamo proprio al cartello, lo vedete in questo momento sulla destra, Terricciola, quindi praticamente al culmine della salita ormai con i quattro atleti al comando, ma il ritmo di Proietti e di Basso è sicuramente superiore e lo vedete, si stanno avvantaggiando nei confronti di coloro che sono stati protagonisti. Alle spalle ecco qua quello che sta succedendo, stanno cercando di replicare gli atleti del team Cesaro, poi anche Pozzi della Biassono, numero 87 di gara, con il 29 abbiamo Pascarella del team Cesaro, mentre vedete anche questa bella uscita di Mangili della società ciclistica Cene, che ha superato Morea, ha superato anche Rocchi, che sono stati per una ventina di chilometri al comando della gara, e ora viene raggiunto l'atleta della società ciclistica Cene, è un terzetto, quindi alle spalle della coppia al comando, e frastagliati, frazionati stanno arrivando in questo momento i componenti, il gruppo rimasti in gara una cinquantina di corridori, quindi questa è la panoramica generale quando praticamente siamo a Terricciola, a una quindicina di chilometri dalla conclusione. Ormai siamo a Capannoli, 7 chilometri alla conclusione, al comando gli scatenati Mattia Gagliardoni Proietti, numero 22 dell'Unione Ciclistica Foligno, con il numero 15 Lorenzo Basso della F della GB, con la formazione appunto che dietro del Veloclub Empoli, le altre formazioni impegnate nell'inseguimento, mentre è il corridore della GB Junior Pulcantù a fare l'andatura, hanno un vantaggio di 40 secondi nei confronti del gruppo, mancano meno di 7 km alla conclusione, ma questi due giovani sono davvero scatenati, brillantissimi protagonisti, andranno a questo ritmo a giocarsi molto probabilmente il successo in volata. Un accordo perfetto tra Lorenzo Basso e Mattia Gagliardoni Proietti, che sta facendo l'andatura, è stato attivissimo, brillante, molto vivace il corridore umbro, che si sta preparando anche per il campionato italiano a cronometro, al quale tiene in maniera particolare, come ha avuto modo di raccontarci in occasione delle interviste realizzate in questi giorni. Siamo all'attraversamento in questo momento di Capannoli, quindi con i due battistrada che conservano sempre una quarantina di secondi di vantaggio. Per fortuna il tempo anche in questo finale di tappa è buono, nel senso che non piove dopo appunto la pioggia torrenziale dell'inizio gara, e quindi molto probabilmente arriverà anche il sole ad illuminare questo finale di gara, un finale di gara bellissimo con due splendidi protagonisti, Proietti e Basso. Meritano sicuramente un lungo applauso perché fin dalla prima giornata sono stati i protagonisti, e questo è il gruppo alle spalle, ma vedete non c'è molto accordo in questo momento, ci si guarda e il vantaggio sicuramente per la coppia al comando tende ad aumentare, sono una trentina perché c'è stata un'ulteriore scrematura tra i 50 rimasti in gara sulla salita da Croce del Magno a Terricciola, ed ora anche le varie formazioni che fanno parte di questo gruppo si controllano. Naturalmente sarà interessante anche non soltanto vedere quello che succederà tra i due di testa, ma anche nel gruppo per quanto riguarda i piazzamenti, perché
con la classifica a punti apertissima, tutto può ancora succedere per la vittoria finale. C'è Menici, eccolo qua, sicuramente sarà uno dei maggiori pretendenti e a mantenere quella maglia bianca che fin dalla prima giornata il pratese del team Val di Nievole ha guadagnato. Team Val di Nievole è diretto, lo ricordo, dai tecnici, da Galeotti, anche Fabio Sabatini, l'ex professionista che si è impegnato e si sta impegnando molto nel preparare, nel seguire le attività giovanili, l'attività giovanile delle squadre del team Val di Nievole. Siamo tornati dopo aver visto il gruppo sulla coppia al comando con Proietti che continua a fare l'andatura, sicuramente più attivo di basso, continua a menare in maniera incredibile il corridore umbro dell'Unione Ciclistica Foligno, primo piano, chiede il cambio con il movimento dell'avambraccio destro e infatti lo vedete, Lorenzo Basso, autore di una splendida cronometro iniziale in questi tre giorni di Ponsacco, va a fare l'andatura. In questo momento ormai il traguardo non è lontano per la coppia al comando, meno di 5 km alla conclusione e vantaggio che in pratica è sempre attorno ai 40-50 secondi, quindi un vantaggio di tutta sicurezza. Siamo infatti a 3 km dalla conclusione ed è un vantaggio che sembra incolmabile, anche perché i due atleti continuano di buona lena. Tra l'altro è stata una tappa, ci dice il giudice di arrivo Michele Lurgas, che vede la media superiore ai 42 orari, quindi nonostante la pioggia iniziale, nonostante la salita di Terricciola, un'ultima tappa frenetica nel ritmo oltre 42 di media, segno appunto della estrema volontà, decisione da parte degli atleti di darsi battaglia e poi nel momento più difficile della corsa questa uscita di gran classe da parte di Basso e di Proietti, che vanno a contendersi il successo sul traguardo nella classifica appunti per quanto riguarda la manifestazione. Il Basso alla sesta posizione a un 61 punti, a 61 punti il corridore della GB Junior Pool Cantù, mentre per quanto riguarda invece Proietti è un po' più indietro, infatti a 50 punti. E naturalmente però sarà interessante vedere anche cosa faranno Bortolami e Matteoli, che sono al secondo posto e al terzo posto nella classifica alle spalle di Ferruzzi e quindi potrebbero essere e saranno sicuramente interessati in primis per ottenere i piazzamenti alle spalle di questo tandem che ormai si prepara alla volata finale. Dopo questo tentativo pienamente riuscito, dopo l'accordo che è regnato in questi ultimi 16 chilometri tra i due che si sono alternati regolarmente nei cambi, è il momento di giocarsi la vittoria, perché ormai il triangolo rosso dell'ultimo chilometro non è distante. Proietti lo vediamo in questo momento in seconda posizione con il numero 22, la casacca dell'Unione Ciclistica Foligno, la maglia invece arancione per Lorenzo Basso, il corridore lombardo già protagonista in questa stagione. Siamo in questo momento all'ultimo chilometro, eccolo qua il triangolo sulla destra e quindi è il momento di prepararsi, si parlano, davvero c'è stato un tacito accordo, una collaborazione che è apparsa a tutti evidente fin dall'inizio, un piano forse chissà studiato anche prima della partenza da parte dei due atleti per cercare di mettere fuori gli avversari. Si sono riusciti almeno per quanto riguarda il successo di tappa, vedremo se riusciranno ad essere anche protagonisti nella classifica finale a punti. Intanto è Basso che sta facendo l'andatura nei confronti di Proietti, superato il cartello dei 300 metri, siamo a 250 metri, questa è l'ultima rotonda e poi il rettilineo di arrivo
con le immagini che arriveranno dalla telecamera fissa per seguire questo sprint a due. Si conclude la tre giorni di Ponsacco Memorial Silvano Marchetti, ancora emozioni fino all'ultimo. Intanto Proietti va a superare in questo momento Basso ed è il corridore umbro della Foligno che va a vincere, primo Mattia Gagliardoni Proietti, secondo Basso, e ora attendiamo dopo circa 45 secondi lo sprint del gruppo, vedremo chi se lo aggiudicherà, come si comporteranno Bortolami e Matteoli che sono i più indicati per quanto riguarda naturalmente il successo finale. Non abbiamo notizie se è presente anche Ferruzzi in questo gruppo, ed è lo sprint, c'è proprio Matteoli davanti a tutti, la maglia del corridore di Castelfiorentino del team Valdinievole, ed è Matteoli che riesce ad avere ragione davanti a Del Cucina e a Micheli, e grazie a questo terzo posto Matteoli va in testa nella classifica e quindi si aggiudica la maglia rossa e la tre giorni ciclistica di Ponsacco, mentre tra i giovani era presente, lo abbiamo visto nelle prime 10 posizioni, si è classificato il pratese Pietro Menici che ha vinto quella classifica dei giovani. Il replay è là. Conferma la bravura di Proietti e naturalmente quella di Basso. Siamo con Massimiliano Bagnoli, vice sindaco di Ponsacco, per questa chiusura della tre giorni Memorial Silvano Marchetti, una chiusura con la pioggia, ma per fortuna torna nuovamente il sole a illuminare una gran bella manifestazione, vice sindaco. Senza dubbio, io infatti voglio sottolineare la preparazione dello staff e della mobilieri, l'organizzazione è stata perfetta, oggi c'è stata la pioggia, è stata una corsa selettiva, sono state alcune cadute, per fortuna nessuno si è fatto male su qualche scoriazione. Questa formula è stata indovinata, non so ancora il risultato finale, ma credo che chi aveva la maglia rossa prima dell'ultima gara credo l'abbia anche persa da quanto mi risulta, quindi a dimostrazione del fatto che questo giro di tre corse è stata un'idea indovinata e ha dato anche dei risultati altalenanti che hanno reso la corsa più avvincente. Ora il compito sarà di poter allestire un'altra edizione, quindi di continuare questa bella esperienza che c'è stata in questi tre giorni. Sì, questa bella partecipazione anche da fuori regione, 8 squadre mi dicevano gli organizzatori, è la dimostrazione che la corsa era sentita e quindi sicuramente va riconfermata. Noi siamo a disposizione come amministrazione per mettere nelle migliori condizioni possibili la Mobilieri per poter fare altre tre gare dello stesso livello e della stessa partecipazione. Grazie al vice sindaco, ecco qua il presidente della società, intanto eccolo qua Franco Fagnani. Fagnani, è il momento così a caldo di fare il bilancio di queste tre giornate davvero faticose, intense, ma anche ricche di soddisfazione. Sì, sono state faticose, c'è stato tanti problemi, è tutto, però la soddisfazione è grande perché è andata tutto bene. Purtroppo è piovuto l'ultimo giorno, sono caduti dei ragazzi, speriamo non si siano fatti male parecchio, però se arrivavano tutti anche oggi sarebbe stato più bello. Ma sono soddisfatto di tutto e spero di poterla riorganizzare un'altra così, perché è bella, mi è piaciuta e sono contento di tutto. Ora l'impegno è anche verso la Coppa del Mobilio, anche se ottobre è piuttosto lontano. Sì, ottobre è lontano, la Coppa del Mobilio sarà il fiore all'occhiello, però voglio dire, l'amministrazione ci aiuta tanto in questo e questo sono soddisfatto. Si è voluta fare più che altro per la memoria del Marchetti e tutte queste cose qui mi fanno piacere, anzi ora c'è il fratello e avrei piacere se viene qua, così faccio l'ultima parola col fratello del Marchetti.
Ed allora noi abbiamo il piacere di intervistare un Marchetti, anche perché Silvano, che con il quale abbiamo convissuto tantissimi anni, non siamo mai riusciti ad intervistarlo, perché quando lo chiamavamo al microfono diceva no, non parlo. Quindi un ricordo che se lo merita Silvano per quello che ha fatto. Grazie di tutto, io posso che ringraziare loro che l'hanno per questa cosa, non c'ho da dire altro di questo. Grazie a tutti. L'importante ora è che poter continuare negli anni a ricordarlo ancora. Speriamo che appunto ce la facciano, loro. So che è un grande sacrificio per loro fare tutte queste cose, però speriamo che possano fare. Speriamo di rifarcela. Volevo dire l'ultima cosa, non voglio prolungare perché c'è da fare la premiazione e avrei paura che piova. Ringrazio tutti quanti le sponsor, ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci aiuta parecchio, perché sennò veramente non si potrebbe fare. Insomma, ringrazio tutti, non faccio nomi perché mi potrei dimenticare di qualcuno e non mi voglio dimenticare. Ringrazio tutti i collaboratori perché io sono qui a parlare, però i collaboratori dietro, chi lavora sta dietro, il nome è mio ma lavorano gli altri. Mattia Gagliardoni Proietti, anche oggi protagonista, è arrivata finalmente la vittoria, hai promosso questa azione proprio al culmine della salita. Sì, diciamo che io e Lorenzo già ci eravamo detti che menando forte si poteva rimanere soli, infatti all'inizio salita ha scattato lui, dopo metà salita mi sono alzato in piedi, ho rilanciato, lui mi è rientrato sotto, siamo andati via in due e ci siamo detti che dovevamo tirare fino alla fine, perché comunque è meglio, sempre meglio fare primo e secondo che magari essere ripresi dal gruppo e non riuscire ad arrivare bene, quindi abbiamo tirato bene, siamo riusciti ad arrivare all'arrivo e alla fine sono riuscito a vincere in volata. Senti, quattro vittorie già e in questa stagione, il prossimo obiettivo è il campionato italiano a cronometro? Sì, diciamo che lo sto preparando bene, ci voglio dedicare diverso tempo perché voglio far bene, quindi sì, è quello il prossimo obiettivo. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie, complimenti. Eccoci intanto con Gerolamo Emanuele Micheli, vincitore invece con la maglia gialla, lo vedete, dei traguardi volanti. Una soddisfazione in questi tre giorni, Gerolamo. Sì, eravamo partiti stamattina che comunque ero vicino in classifica e volevo provare a prenderla, però ero vicino anche alla classifica generale dove però purtroppo per pochi punti non sono riuscito a prenderla. Bene, grazie anche a Manuel, al volo anche Lorenzo Basso, vincitore della cronometro, oggi protagonista, quindi hai voluto chiudere bene questi tre giorni in Toscana. Sì, con Mattia ci eravamo già organizzati ieri e avevamo detto che se aprivamo in salita ce ne saremmo andati noi due, quindi all'inizio sono partito, ho fatto ritmo io forte, poi lui mi ha superato e ce ne siamo andati, nessuno ci ha tenuto, poi in pianura abbiamo tirato 45-50 fissi e siamo arrivati. Grande euforia in casa del team Valdinievole, ma è ampiamente giustificata per questa gran finale con il terzo posto di Matteoli che gli ha consentito di vincere la classifica a punti, mentre Pietro Menici fin dalla prima giornata ha mantenuto fedelmente quella maglia bianca che lo contraddistingue il miglior giovane in questi tre giorni. Francesco Matteoli, terza vittoria davvero, ma questa sicuramente ha un sapore diverso, tanto è la prima gara in Italia. Ah, per la categoria allievi a tappe l'ha vinta Francesco Matteoli. Sì, sono contento e appunto ho vinto la prima corsa a tappe degli allievi credo da sempre, quindi sono contento e soddisfatto di questo risultato, anche se in questi tre giorni non ho vinto neanche una tappa, però sono soddisfatto di questo risultato. Ti vedremo vincere a Cintolese, poi ancora costantemente protagonista, il successo di Indicatore di Arezzo, questa è la conferma di un'ottima condizione che dura da un po' di tempo e attenzione perché sono in arrivo gare importanti, campionato italiano a cronometro, campionato italiano ma anche il campionato toscano 2 luglio a Quarrata. Sì, che la forma c'è sempre stata dall'inizio stagione. Sono contento dei risultati e spero di tenerla bene questa forma per ancora un po'.
diciamo. Ho detto un sapore particolare questa vittoria, ma anche una dedica particolare. Sì, la dedica ovviamente a tutta la famiglia, alla famiglia e alla squadra che chiaramente ha lavorato e ci ha comunque ospitati tutti insieme per questi 3 giorni. E insomma un grazie grande alla squadra e niente. Grande euforia anche tra i tecnici del team Val di Nievole, non può essere diversamente. Galeotti, una gran bella soddisfazione vincere questi 3 giorni. Sì, la soddisfazione è immensa, corridori, un lotto di partenti da tutta Italia di valore, siamo veramente soddisfatti, non solo per la vittoria di Pietro, la maglia dei giovani, di Francesco, la maglia proprio della challenge della classifica. Siamo contenti di come si è mossa tutta la squadra, tutti i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, forse anche di più. Oggi hanno portato Francesco alla rotonda ai 250 metri in maniera spettacolare. Sulla rota aveva grandi velocisti, non sono riusciti a uscire perché Francesco, lo sappiamo che se prende la testa ai 200 metri è quasi, quasi ora come ora è quasi imbattibile. Lui a volte ci crede, a volte non ci crede, ieri ha sbagliato la volata. Purtroppo per lui non ha vinto la tappa, però siamo soddisfattissimi. Io vorrei fare un ringraziamento particolare ai ragazzi del team Val di Nievole, a quelli che non si vedono mai, a Graziano, a Andrea Bartolini, al presidente, a tutti quelli che sono dietro le quinte, perché senza di loro questi risultati non li potremo mai ottenere. Ci lasciano lavorare tranquillamente, anche a Fabio Sabatini, me lo dimenticavo, perché sennò poi... Uno come Fabio Sabatini va giustamente, ci ha dato una grossa mano nella preparazione, nel gestire i ragazzi, ci dà consigli e noi li accettiamo volentieri. Siamo veramente soddisfatti di questi ragazzi, tutti, sia quelli che hanno partecipato oggi al giro, sia quelli che oggi non hanno corso perché non erano al giro, però si stanno comportando tutti in una maniera esemplare. Questo devo dire grazie alle famiglie, alla società e a tutti quelli che ci sono intorno. E allora è il caso di dire che è esploso il team Val di Nievole? Sì, dai, si è lavorato bene, si è visto fin dalle prime gare dove si sono amalgamati, dopo siamo partiti, si è fatto risultati. Questi 3 giorni sono stati belli perché li ho ospitati io come babbo a casa nostra e siamo stati come una grande famiglia, si sono divertiti, abbiamo fatto un po' bastone e carota, poi si erano ospitati al ristorante la moglie di Fabio Sabatini, quindi ci siamo divertiti, però stamani quando si sono svegliati erano carichi, erano sicuri di far bene. Io ero tranquillo perché l'ho visti bene e oggi siamo andati fortissimo. Allora, un protagonista del secondo anno, ma eccolo qua, un protagonista del primo anno della categoria e questa è la maglia bianca che ha vinto Pietro Menaci. Quindi anche per te grande soddisfazione, Pietro. Sì, sono molto felice di aver vinto questa maglia e di essere andato bene questi 3 giorni in questa piccola corsa a tappe per allievi. Per te tra non molto c'è il campionato toscano, noi saremo al Mugello il 17 di giugno, al sabato all'Autodromo Internazionale, sarai sicuramente al via. Sì, al Mugello sarò presente a cronometro e spererò di far bene perché la crono mi piace, sono andato bene quest'anno alle 2 crono che ho fatto e speriamo di far bene. E magari aggiungere alla maglia bianca quella di campione toscano. Sì, il mio obiettivo sarà anche provare a vincere il campionato toscano. E sperando di far bene alle prossime corse. Bene, grazie a Pietro Menaci, grazie al team della Val di Nievole. Noi concludiamo ricordando dunque il successo nell'ultima tappa di Mattia Gagliardoni Proietti, atleta umbro della Foligno, davanti a Basso e a Matteoli. Per quanto riguarda invece le 3 maglie speciali, le avete viste, il successo di Francesco Matteoli, nei traguardi volanti invece quello di Gerolamo Manuele Micheli e i giovani a Pietro Menaci. È tutto da Ponsacco, grazie per averci seguito, a tutti, buon proseguimento di serata.